Ciao ragazzi, oggi studiamo una leva e gomito diretta partendo dalla guardia incrociata. Partendo dalla guardia chiusa, passo subito alla guardia incrociata, afferrando la manica e il pantalone all'interno all'altezza del ginocchio. Apro la guardia, poggio il piede sul tatami, esco con il movimento del gamberetto, andando subito ad appoggiare il piede sotto l'ascella, in modo da tenere lontano la sua spalla. Con la presa qui al pantalone evito che lui incroci la gamba sulla mia coscia. A questo punto giro sulla schiena in questo modo. È probabile che lui qui tenti di schiacciarmi. Quindi lascio subito la manica e vado ad afferrare il gomito qua dietro. Strappo la presa e tenendolo ben chiuso ritorno facendo la leva. Cosa importante? È che il mio piede non esca da sotto l'ascella, perché altrimenti quando sto per chiudere la leva, lui è ancora afferrato al bavero, mi tira e mi toglie la forza per distendere il suo braccio. Se invece rimango con il piede sotto, spingendo, lo tengo lontano e posso distendere il braccio fino a concludere la leva al gomito. Inizio i controlli della guardia incrociata, afferrandogli la manica del braccio opposto al mio e il pantalone all'interno del ginocchio. Appoggiando il piede sul tatami, mi spingo indietro con il movimento del gamberetto, creandomi così lo spazio sufficiente per mettere il piede sotto il braccio. Ora, con il controllo delle prese, mi giro piegandomi sulla schiena, invertendo la guardia. Da questa posizione lascio la presa della manica e afferrandogli il tricipite, gli blocco l'avambraccio fra il mio gomito e il mio fianco. Mentre con il piede spingo indietro la sua spalla, gli appoggio la gamba sul collo e, continuando la rotazione, finisco la tecnica mettendogli in leva il gomito. Bene ragazzi, questa era la tecnica, spero che vi sia piaciuta, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!